L'africano non perdona, parola dell'esperto, il meteorologo Luigi Merico, che conferma in pieno, con questa massima, quello che già era stato ampiamente annunciato. L'anticiclone africano, battezzato Caronte come il traghettatore di anime, è arrivato con tutto il suo calore infernale. Fino a martedì sopporteremo le temperature più alte. Neanche il mare garantisce sollievo e refrigerio, perché anche le temperature dell'acqua sono alte. Per non parlare della notte, quando il vento si placa e lascia solo caldo torrido e umidità. A partire da oggi, come si può vedere dalla prima immagine, c'è già l'anticiclone africano con tutte le conseguenze che ne porta. Infatti la temperatura oggi oscillerà intorno ai 40-41 gradi, mentre se andiamo a vedere la mappa della temperatura del mare, osserviamo valori, questi sono stati presi ieri, sì. Sia del basso Adriatico che dell'alto Ionio, abbastanza elevate, intorno ai 22-23 gradi, quindi è tanto. Ciò comporta naturalmente l'aumento dell'umidità. Oggi e martedì avremo le giornate più calde, con 38-40 gradi, la temperatura minima di 22 gradi, scarsa ventilazione, ma c'è un'umidità notturna di circa l'80%. Da mercoledì le temperature si abbasseranno, sì, ma solo di 2 gradi. Si respirerà meglio sul versante adriatico del Salento, su cui soffierà vento di tramontana, mentre sullo Ionio i venti saranno meridionali e quindi non sarà percepito l'abbassamento della colonnina di mercurio. Le persone anziane devono proteggersi restando a casa di giorno. I bambini non vanno esposti al sole nelle ore più calde e tutti devono bere tanto e mangiare molta frutta e verdura, aspettando che passi.